Il primo capitolo delle Istorie si conclude con il proposito di Tacito di riservare alla propria vecchiaia la trattazione del regno di Nerva e di Traiano, in quanto materia più ricca e tranquilla. Un proposito che Tacito non mantenne, perché, terminate le Istorie, la sua indagine si rivolse ancora più addietro. Negli Annales ab excessu divi Augusti, la seconda opera storiografica composta tra il 110 e il 120, egli intraprese il racconto della più antica storia del Principato, dalla morte di Augusto fino a quella di Nerone. Cosa abbia indotto Tacito a mutare il suo progetto non è possibile sapere. Scrivere di storia contemporanea è sempre una scelta pericolosa e forse l'opinione di Tacito sul Beatissimum Saeculum, sull'epoca felice inaugurata da Traiano, era nel frattempo mutata. Oppure, semplicemente, lo storico deve essersi reso conto che per condurre sino in fondo la diagnosi del potere imperiale iniziata con le Istorie, era necessario considerare anche i decenni della dinastia Giulio-Claudia. È in questa fase, infatti, che la nuova forma politica del Principato si era definitivamente radicata ed erano maturati quei cambiamenti nella società, nel costume e nella mentalità che Tacito aveva già rilevato nelle Istorie. Il titolo Annales ab excessu divi Augusti colloca l'opera nel solco dell'antica tradizione della storiografia annalistica riportata in auge da Livio nella monumentale storia di Roma ab urbe condita. A questa in particolare sembra richiamarsi Tacito, che forse intendeva proseguire il racconto liviano che terminava, secondo il progetto originario, con la morte di Augusto. Come le Istorie, anche gli Annales ci sono giunti solo in parte. Abbiamo i primi sei libri, che esauriscono il Principato di Tiberio, e i libri dall'undicesimo al sedicesimo, in cui si narrano gli ultimi anni di Claudio, imperatore dal 41 al 54, e del Principato di Nerone fino al 66. Al centro di tutta l'analisi continua ad essere il rapporto tra l'imperatore e il Senato, che Tacito continua a ritenere fondamentale per la sopravvivenza della libertà e per il buon governo dell'impero. Un rapporto che soprattutto con Tiberio e poi sempre di più con i suoi successori si era trasformato all'insegna della disparità e dello squilibrio. Da una parte un senato e una classe dirigente asserviti al potere del princeps e incapaci di orientarne le decisioni politiche per il bene dello Stato. Dall'altra un princeps autoritario che reprime l'opposizione con la violenza, talora vittima di delirio di onnipotenza e di mania di persecuzione, come Tiberio, o debole e incapace come Claudio, o addirittura spietato e folle come Nerone. La consapevolezza che tutto dipende ormai dalla volontà del principe ha inoltre conseguenze precise sull'impostazione degli Annales. Nelle Istorie Tacito aveva dedicato ampio spazio alle vicende dell'impero nella sua totalità, nella convinzione che l'orizzonte della storia non poteva limitarsi alla sola città di Roma. Negli Annales questa attenzione non viene del tutto meno, ma certo il focus della narrazione si concentra ora piuttosto sulla personalità dei singoli principi, sulle vicende della vita di corte e sulla situazione di Roma, che costituisce lo scenario in cui si manifesta quella stessa personalità.